Nuova bufera alla Regione Lombardia, 60 consiglieri indagati per lo scandalo rimborsi, spese pazze anche per Minetti e Renzo Bossi. Per fortuna non c'è stato Batman e probabilmente non avendo trovato un Batman si è dovuto cercare tanti piccoli puffi, tra i quali anche sottoscritto, per montare un po' la questione. L'uomo dei dolciumi da quasi 15.000 euro è il consigliere leghista Bossetti, quello delle cartucce da caccia Pierluigi Toscani, che a rimborso metteva anche, pare, lecca lecca, gratta e vinci e persino fuochi d'artificio. Indagati anche il capogruppo leghista Stefano Galli e il presidente del Consiglio regionale Fabrizio Cecchetti. Non so niente. Non sa niente? No. Forse non ha visto le agenzie? No, le ho viste, ma non ho ricevuto nessun avviso di garanzia io. Ah, però l'ha visto, insomma, è a conoscenza della notizia, insomma. Sì, ma chi se ne frega? In che senso? Qual è il problema? Ma io non ho ricevuto avviso di garanzia, di che cosa mi devo preoccupare? Nel caso dovesse riceverlo? E verrà denunciato immediatamente il PM. Non siete turbati da questa cosa? Io, no? Guardi, me ne sto sbattendo i coglioni. Stiamo parlando sempre della questione dei rimborsi. E quindi? Noi stiamo utilizzando la legge, quindi qual è il problema? I rimborsi sarebbero stati utilizzati anche per delle spese che non avevano niente a che fare. Per esempio le sigarette, dico una cosa a caso. Ah, questo non lo so, ma non mi riguarda, non è il mio problema. Lei non fuma, insomma. Esatto. Il numero colpisce perché si parla di 40 consiglieri di PD e Lega. Beh, ma questo ci dovrebbe domandare come mai non ci sono gli altri 40 del PD, Italia dei Valori, UDC, che hanno gli stessi rimborsi, quindi? Da quello che abbiamo capito, l'inchiesta, diciamo, si è fermata alla prima parte e sta svolgendo la seconda, quindi... Penso dopo le elezioni, questo mi pare evidente. Allora, lei dice comunque nessuna irregolarità nell'utilizzo dei rimborsi. Assolutamente. Con i soldi pubblici dei rimborsi elettorali Nicole Minetti ha comprato anche il libro Mignottocrazia, costato 16 euro, c'è un po' di tutto nelle spese che i consiglieri regionali del Pirellone hanno fatto utilizzando i soldi dei rimborsi elettorali, ci sono i ristoranti, le sigarette, i cioccolatini, i cappuccini e ci sono perfino le cartucce da caccia. Il tutto mascherato naturalmente, come sempre accade, da spese di rappresentanza. Questa è l'ennesima inchiesta che investe la regione governata da Roberto Formigoni, gli indagati sono 40, per ora tutti del PDL e della Lega, e con la Minetti c'è anche il figlio di Umberto Bossi, Renzo. E così dopo il Lazio, il Piemonte, l'Emilia Romagna, le regioni si confermano un buco nero dove per anni ha dominato lo sperpero di denaro pubblico. Bellissimi elettori sono Toscani Pierluigi da Rovato. Ha comprato fuochi d'artificio, petardi e raudi per la precisione, prezzo 25 euro. Si faceva rimborsare di tutto. Ama la caccia, allora compra munizioni per 752 euro e li mette in nota spese. Qualcuno prova a giustificarlo. Ma io credo che le cartucce per i fucili siano le cartucce per le stampanti, almeno quello che ho visto io erano cartucce per stampanti. Molto particolari, visto che sono state acquistate in un negozio di armi. A volte le spese erano importanti. Se Nicole Minetti compra barattoli con la sabbia dalle Leroy Merlin e da Ikea, chiama taxi in continuazione, preferisce il sushi quando non frequenta ristoranti VIP come Giannino, Armani o quello del Principe di Savoia, il capogruppo PDL Paolo Valentini presenta un conto da 118.000 euro in 4 anni, per la maggior parte spesi in cene, computer portatili e telefonini. Credo proprio che i nostri gruppi abbiano rispettato fino in fondo le regole. Batman non c'è, insomma, qui? No, Batman non c'è in Lombardia. La leghista Luciana Ruffinelli pensa ai più piccoli e mette in nota due libri per bambini della collana Trilli e all'autogrill non sostiene col proprio borsellino la spesa di 1,70 euro per i cioccolatini Moncherì. I cioccolatini sono... dipende qual è l'uso per cui vengono utilizzati. Gli indagati per peculato sono già una sessantina, 22 sono stati convocati per un interrogatorio dai PM Robledo, Filippini ed Alessio, sono consiglieri PDL e Lega, ma ora la finanza ha acquisito documentazione su tutti gli altri gruppi, compresi quelli dell'opposizione. Non tutti sono tranquilli. PDL Lombardo, da cui la Minetti avrebbe ottenuto rimborsi per la procura non dovuti per 27.000 euro, comprendenti anche creme per il viso, iPhone e iPad, cene in ristoranti di lusso, soprattutto giapponesi. L'ex collega Renzo Bossi, che la laurea l'avrebbe comprata invece a Tirana, non avrebbe speso soldi della Lega per i libri, ma per i videogiochi sì. Il trota, ipotizzano gli inquirenti, avrebbe attinto le casse regionali del partito un po' come avrebbe già fatto con la cassaforte del Carroccio, come un bancomat al quale chiedere soldi anche solo per acquistare un pacchetto di sigarette e bevande energetiche da 1,50 euro a lattina. Ma Renzo Bossi si difende, nessuna spesa personale, tutte sono riferibili alla mia attività politica. C'è chi si è fatto ripagare caramelle all'arancia per 5 euro, come il leghista Pierluigi Toscani. Di lui un altro investigatore dice aveva grande fantasia. Si riferisce ai rimborsi per i biglietti gratta e vince, ai gelati, ai francobolli, oppure alle pizzette, ai cannoli, alle ciambelle e ai lecca lecca. Tutti acquistati in orari molto lontani da quelli delle sedute in consiglio. E poi pizzette ordinate di domenica sera quando le porte del Pirellone non si aprono certo per grandi attività istituzionali.